spera spinga bene, lei riesce a fare resistenza e non si spalma per terra come un tappeto, ok? Seconda cosa importante, l'inclinazione del busto, ok? Allora, questa è l'inclinazione giusta in realtà, perché lei ha tutti i suoi ingressi qua, e che ingressi, li chiamiamo così, ed è tutto all'altezza giusta. Se lei si mettesse, attenzione, col busto tutto giù per esempio, vedete che punta tutto verso il soffitto, per cui o dovremmo metterci tutti così, oppure dovremmo avere il pisello uncinato e riuscire a agganciarla, ma è complicato. Viceversa, se lei alzasse troppo il busto, anche in questo caso punterebbe tutto non verso il cielo ma verso il pavimento, e anche in questo caso o andiamo giù di squat così che diventa faticosissimo o è un casino. Ricordiamo, il busto va in linea col sedere, per cui le ginocchia sono più avanti, il busto è in linea, e infine importantissimo, la curvatura della schiena. Vi è mai capitato di fare sesso, e nello specifico una pecorina, con una donna che si ingobbiva in questo modo? Prova a ingobbirti. Ah! Ah! Resta ingobbito un attimo. A parte che è bruttissimo da vedere, dite che è brutto da vedere o no? Ma a parte che è brutto, cosa succede? Resta ingobbito, so che ti riesce difficile, ma anche in questo caso vedete punta tutto verso il pavimento, perché è lo stesso problema di prima. Bisognerebbe che la schiena facesse una conchetta. Prova a fare, Angelica. Ah, guardate che meraviglia, vedete questa conchetta? E se la conchetta è perfetta, voi potete provare con un'arancia o una pallina da tennis. Resta lì, tac, alza un attimo il busto, eccola qua. Se la posizione è perfetta, l'arancia sta lì. Facciamo un applauso, Angelica Giangolo.